grazie innanzitutto al professor Alba, un saluto ai presenti. Il professor Alba da tempo ha detto dobbiamo fare qualcosa per De Chirico, anche perché il professor Alba è stato vicino alla fondazione e con lui abbiamo gettato le basi per ottenere poi un certo riconoscimento dalla Francia, in cui alcune opere sono esposte adesso permanentemente al Museo della Ville di Parigi. Quindi è venuta un'idea per questa cosa di fare qualcosa su De Chirico, e tra le varie ipotesi che c'erano prende questa di Calligrammi, perché i calligrammi che De Chirico ha inciso, fotografato negli anni 30, sono ben 66, si ispirano tutti quanti al grande poeta Apollinaire, che poi è il poeta che in fondo ha lanciato De Chirico nel 1913 e 14, e a quale Apollinaire dedicherà De Chirico una poesia che si chiama Océan de Terre. Tra le varie litografie esposte c'è una che rappresenta Pegaso. Pegaso è il cavallo alato che nella didascalia scritta da De Chirico, come potete vedere nel volume, attraversa l'Europa. E qui il pensiero è De Chirico come personaggio europeo, per cultura, nato in Grecia da genitore italiano, genitore straordinario, all'epoca ho scoperto negli archivi del Ministero degli Esteri che aveva avuto contatti anche con Francesco Crispi, aveva costruito le ferrovie, conosceva benissimo, oltre l'italiano, il francese con cui in realtà scriveva, il tedesco, il greco ovviamente e così anche l'inglese. E perché dedica questo fatto? Perché Pegaso, e qui io preferisco seguire il testo, Pegaso è il cavallo alato favorito dalle muse che si leva in volo sul vetro di una finestra che si dilata trasparente per farsi attraversare. Quindi il concetto è che l'Europa non è una semplice aggregazione di stati, ma cornice un movimento di correnti umani e spirituali. Sulle ali di Pegaso, che sta per le arti, essa si solleva sopra i limiti di una mera forma geografica e si avvia verso l'Olimpo, dove regnerà con le altre figure mitologiche. De Chirico pensava europeo, e direi insieme a lui anche il fratello Savinio, da un punto di vista della letteratura, erano persone abituate a pensare europeo. E in fondo, che cosa vuol dire con questa litografia? Qui sono esposte tutte, ovviamente tutte 66, ed è la prima volta che vengono esposte in Italia tutte assieme. Ed è un'acquisizione abbastanza recente che ha fatto la fondazione, perché De Chirico non ce l'aveva, quindi l'abbiamo trovata sul mercato antiquario, l'abbiamo presa. Perché pensare europeo? Come pensa il metafisico? De Chirico ci ha insegnato che la sua metafisica, che non è la metafisica di San Tommaso d'Aquino ovviamente, è la metafisica di guardare oltre l'aspetto delle cose fisiche. In questo lui ha voluto dire che attraverso questa immagine si guarda l'Europa. Si guarda l'Europa non come un insieme, ma come un qualcosa che unifica. E qui ovviamente mi fermo, non voglio fare un altro tipo di discorsi, salvo uno un po' più tipicamente nazionale, anche perché oltre questo ho esposto una bellissima piazza d'Italia che voleva raffigurare l'unità d'Italia, ma l'unità d'Italia dopo il centenario, dopo la presa di Roma, e volevo ricordare che De Chirico è quello che ha dato all'Italia l'idea di se stessa tramite la piazza, la tanto comunemente usata piazza d'Italia è in fondo un momento di identità per gli italiani. Pegaso ha voluto essere un momento in cui si guardava l'Europa, e in questo senso anche i romanzi che lui ha scritto all'epoca, parlo di Ebdomero, poi del signor Doudron è composizione sud-nord, era un modo per andare oltre, per vedere oltre. Quindi io spero che questa, e ringraziando il professor Alba che ha insistito per questa cosa, che è piccola, però possa così, con l'occasione di oggi, vedere un qualcosa di un De Chirico che è stato veramente un uomo europeo e che ha pensato veramente in modo europeo, non nazionale. Dall'altro
cosa e chiudo, è stato sempre un uomo che nonostante le polemiche che ha avuto e nonostante le liti che ha fatto, qui siamo a livello di avvocati, ma ha fatto tante cause di Chirico, ebbe contro anche niente proprio di meno che Calamandrei in Cassazione, di causa in affa- però è stato un uomo che nel bene e nel male, giusto o sbagliato, è stato sempre coerente al suo modo di pensare. Cioè, possiamo dire, sapeva sbagliare da solo, cioè, non si è mai voluto confondere, in fondo poi non è stato sostanzialmente un politico, salvo una certa questione che risaliva, se non erro, a Siviero, che c'era l'idea di partecipare a un movimento europeo, non è mai stato iscritto su un partito, salvo il periodo necessario della destra durante il periodo fascista, se non lavoravi, ma non ha mai partecipato né da una parte né dall'altra. Quando durante il fascismo era considerato antifascista, quando dopo la guerra si è messo a scrivere sui giornali di destra, e nonostante che Guttuso avesse pregato Pertini di farlo senatore a vita, Pertini ha detto no, questa è persona di destra e quindi non è stato fatto. Ha pagato, però è rimasto sempre se stesso. Ed è veramente, io per l'altro l'ho conosciuto personalmente per diversi anni, è veramente, e questo grazie alla professione di avvocato, che non l'ho conosciuto per motivi artistici, no? È veramente una persona straordinaria che oltre ad essere pittore ha pensato anche filosoficamente, e alcune sue problematiche sono anche oggi di grande attualità. Quindi grazie a Guido di questa occasione che permette di conoscere meglio questo grande artista. Grazie.